del monumento lì è fatto veramente molto bene. Portatelo a casa, fatelo girare, ci sono dati, informazioni che non trovi sui giornali, perché i giornali devono sempre raccontare la favola del padrone, non solo in televisione, però quella è tutta verità. Allora, molto semplicemente, noi qui abbiamo una sfida a nome duro importantissima, che parte anche da piccole cose che non sono piccole. Quello che diceva prima la Permetti, quello che si fa in comune, aiuta la battaglia più grossa. Allora, innanzitutto, vabbè, l'unica roba che faranno non ci si piace proprio l'illuminazione a letto, perché la pagheremo. Verrà fatta con i soldi, della regione, però perché c'è un bando che va proprio in questa direzione. Però la goccia quotidiana aiuta a far capire tante cose. L'amministrazione di sinistra normalmente fa così. Prima facevi l'esempio lì della piazza, anche nella piazza di Marcano nell'amministrazione piccola era stato fatto dello stesso studio come tante piazze in giro. Il modo di fare che hanno i compagni di lavorare solo sempre tra di loro, però lì si può fare. Ma pazienza, noi dobbiamo andare oltre. Qual è la sfida vera che abbiamo l'anno di più? Ne abbiamo due fondamentali, quella del referendum e quella di Milano. Quella di Milano è la sfida vera politica. Anche qui a Cugiorno dovete già iniziare adesso, parliamo a Ciano. I nostri comuni, la maggioranza è gente di centro. Si tratta solo di organizzarsi. Il tutto oggi è più facile. Prima dovevi avere a che fare con partiti, cose complicate, libri. Oggi c'è la Lega e sostanzialmente basta. Il resto è un guastatino. Questa è una grande opportunità che consente di aggregare attorno all'unico movimento che è rimasto fermo sul pezzo, che da sempre dice sempre le stesse cose e poi guarda caso sta venendo fuori tutte, perché che c'era questo casino del Islam me lo diciamo da vent'anni, che c'era un problema di immigrazione e di sicurezza, che c'era un problema forte di tenuta dei conti pubblici, insomma, uno alla volta viene fuori che ce l'avevamo ragionato. Quindi è più semplice, uno prende un foglio e dice la sicurezza da che parte sta? Sui rapporti con l'uomo da che parte stai, sull'Islam da che parte stai, ok, sei di qua, è già fatto, non c'è problema, non si tratta più di mettersi lì a discutere l'amico di quello che mette in vista con l'altro, eccetera, eccetera. Questa è la politica del secolo scorso, che è finita. Oggettuale, noi che abbiamo un progetto, il PD che si dice di sinistra, ma non ha un progetto, perché quello che sta portando avanti Renzi è la politica della grande finanza, delle banche, delle multinazionali, della Fiat, ma non è quello che aiuta poi la gente, soprattutto la gente in difficoltà che non ha lavoro. Non abbiamo mai avuto nella storia della Repubblica la disoccupazione giovanile così alta. Non è possibile che uno su due non lavori. È una cosa inconcepibile, ma anche in Lombardia, dove davvero la disoccupazione era fisiologica, c'era 3,5-4% di disoccupazione, sostanzialmente non lavorava chi non aveva voglia di lavorare. Oggi invece non si trova più, è una cosa che non abbiamo mai visto. Di fronte a questo che è il vero problema, la sinistra non fa niente, non dice niente, dice solo che va tutto bene quello che viene cercato, che è un modo di agire secondo me non corretto. Quindi abbiamo le praterie, la partita vera di Milano, perché è chiaro che se vinci Milano vinci le amministrative, poi dopo vinci le politiche, quindi quella è la partita. Un candidato lì a sinistra ha i loro problemi, evidente, se mettono Sara mi scappa la parte sinistra, e in più Sara ha un problemino, perché essendo l'amministratore di ex SPA, quando presenteranno il bilancio di ex SPA si scoprirà che poi così tanto bene. Quindi uno che si presenta per amministrare una città e si troverà, ma neanche tanto per colpa sua, che ha dato un buco di qualche centinaio di milioni di euro, qualche problema si pone.
Viceversa, se vai con un candidato tutto sinistra, perdi il centro. Quindi la sinistra ha qualche problema, ce l'ha. Noi che problema abbiamo? Abbiamo solo il problema di scegliere chi è il candidato. Qua. I nomi ci sono, ce n'è più di uno. Secondo me il migliore sarebbe Salvini, però vedremo poi come va alla fine. E questa è la prima grossa partita. La seconda grossa partita è quella del referendum. Allora, lui dice, sì, va bene, se votiamo, se votiamo, cosa succede, cosa accade. Quello che è cambiato è la regola. La cosa più semplice è articolo 5 che manda i soldi all'inizio, no? Quindi quando ti portano via 54-55 miliardi di euro all'anno, che sono 5.500 euro a testa, una famiglia di 4 persone ti fregano 22.000 euro all'anno, non una volta, ogni anno una famiglia lombarda ti lascia lì più di 20.000 euro. Perché? La domanda che ci dobbiamo porre. Se tu avevi la possibilità di tenerti, il problema non si può. Non faccio bonifico, quest'anno non faccio bonifico. E allora la cosa è diversa. C'è un problema. Il problema nasce con Monti, col governo Monti, con i voti del PD e anche con i voti di Forza Italia, diciamo, che ha votato la tesoreria unica. Cosa vuol dire tesoreria unica? Prima la regione, il comune di Buggiorno, faceva il bonifico. Oggi devi aspettare che te lo fanno loro. Oggi tutti i nostri soldi prima vanno e poi, se vogliono, ce li mandano indietro. Questo nasce da molti, dal PD. Quindi, quei fenomeni del PD che ci fanno lavorare a noi, dovete andare giù a trattare, parlare, non so, ma che cavolo stai dicendo? Che tu hai girato la pistola. Perché hai girato la pistola. Prima, quando c'erano di te, potevi evitare di fare il bonifico. Oggi devi trattare per ogni euro, io tutte le settimane vado giù, per ogni singola partita bisogna litigare per farmi dare i soldi nostri. È l'esatto opposto. Avendo girato la pistola, perché oggi, grazie ai voti del PD e di Forza Italia, perché all'epoca eravamo tutti insieme a votare il fenomeno le pirlate del professore, per inciso, la disoccupazione era all'8,8% è salita al 13%, quella giovanile era al 35% è arrivata al 50%. Okay. Quindi il disastro l'ha fatto proprio i governi di sinistra, perché sono governi di sinistra, Monti, Letta, Renzi. Il disastro l'ha fatto tutto loro. Ma dal nostro punto di vista il disastro più grosso è proprio la tesoreria unica, perché non consente di gestire i tuoi quattrini. È come se ogni famiglia, invece di farsi dare lo stipendio glielo danno a Cecchetti. E poi tu tutti i giorni devi andare a Cecchetti e farti dare i soldi per fare la stessa. È chiaro che non funziona una roba così. Però è quello che hanno fatto, la porcata più grossa che hanno fatto è quella. E quindi la seconda partita vera è quella che vera. Noi semplicemente dobbiamo prendere quel librettino lì. I dati sono chiarissimi. Basta che chiunque, non c'entra che sia della Lega, della Forza Italia, se la chiamo, di Fratelli d'Italia, di tutte le Italie che volete, del PD, basta che sia uno che abita qua e tu gli devi dire, sei contento che tutti gli anni ci smeni la tua famiglia 22.000 euro? Ti piace questa cosa o preferiresti che invece di 22.000 euro te ne lasciano 10.000? Ti va bene che ti lasciano 10.000 euro? Chi è quel pistola che ti dice di no? Proprio sono un pistola che ti dice di no. Ecco, noi dobbiamo semplicemente spiegare questa cosa a tutti e questi tutti vengono, sarà il 24 ottobre di aprile, sarà un altro giorno, il giorno che deciderà il Presidente Maroni, fanno per una volta nella vita, mettono la X al posto giusto, è facile. Vuoi continuare a buttare soldi nel gabinetto o vuoi tenerti un po' di soldi che sono suoi? Questa è la domanda semplice. Un sacco di gente va e mette la croce al posto giusto, giriamo la pistola. È tutto qui, perché è tutta politica. È tutta politica, perché non è vero che non possono fare niente. Non è vero, perché i fenomeni del PD che abbiamo in regione e che sono giù a Roma, se la sta facendo addosso proprio per questa cosa che mi riferisco, perché è l'unica roba che li mette in difficoltà.
è l'unica cosa che vi mette in difficoltà. Tutto il mondo ha parlato del referendum in Scozia, tutto il mondo ha parlato del referendum in Catalogna, tutto il mondo parlerà del referendum in Lombardia. E quando tutto il mondo saprà che solo i Lombardi, unico popolo al mondo, è così deficiente da lasciare giù 20.000 euro, 22.000 euro a famiglia, a uno Stato che poi li butta via, capirete che la cosa diventa di un certo livello. È tutto. Noi abbiamo queste due partite, quella politica che è la più semplice. Ormai il centrodestra è la Lega che aggrega gli altri. Basta, dobbiamo solo lavorare bene e aggregare le persone per bene. Punto. E il referendum, cioè spiegare che il furto ha raggiunto dimensioni non più sostenibili, boh, se vanno a queste due cose noi abbiamo vinto la nostra partita. L'alternativa è giustamente, come diceva Cecchetti, non lamentarsi più, perché a quel punto le trovate tutte. Se uno è contento e che comanda un altro contro loro, vabbè, allora ciao, c'è scritto Giocondo e è finito Ciro. Però secondo noi la gente non ha l'effetto di salame sugli occhi, l'unico salame buono da mangiare è questo qui della gente. Buona tarda.